domanda che lei si è posto in un suo recente articolo, appunto lei ha titolato Una domanda, che suona così, ed è una domanda molto brutale se vogliamo: come è potuto avvenire che un intero paese sia, senza accorgersene eticamente e politicamente, crollato di fronte a una malattia? Ecco, professore, lei ritiene che l'Italia come paese, gli italiani come popolazione, abbiano subito questo crollo etico e politico davanti alla malattia? La sua risposta è sì a questa domanda? Dunque, io appunto sono sempre partito da porvi delle domande davanti alla situazione, perché è un po' il mio compito. La domanda veramente che vorrei oggi precisare è piuttosto questa: com'è, perché la gente è stata così terrorizzata da essere indotta ad accettare delle cose che vengono normalmente ritenute assolutamente inaccettabili, per esempio che i cadaveri dei propri cari siano bruciati senza funerale, è una barbarie che non è mai avvenuta, oppure che di accettare libertà, limitazioni della libertà di movimento che non si sono mai date nella storia del paese, né nelle due guerre mondiali, né sotto il fascismo, nemmeno sotto il nazismo. Ecco, la mia domanda è: come è potuto, quindi è crollato, come è potuto avvenire che gli italiani hanno accettato questo? E la risposta in certo senso è semplice, mi è stata data da molti: ma perché era in pericolo la vita di tutti e di ciascuno. Ecco, però anche qui le cose non mi tornavano, io continuavo a pormi delle domande. Il modo in cui vengono date le cifre dei decessi è privo di ogni rigore scientifico. Io così per professione mi sono dovuto occupare di epistemologia, è privo di ogni rigore scientifico. Se delle cifre dei decessi non vengono messe in relazione con la mortalità annuale nello stesso periodo, né vengono date le cause effettive, non hanno valore scientifico. E il numero dei morti è veramente impressionante in sé, ma una volta che lo si rapporta alla mortalità effettiva, le cose sfumano, cambiano. Ecco, volevo assolutamente, perché appunto io non sono un virologo, non sono opinioni mie, io voglio solo citare due righe, perciò le voglio leggere, di Giancarlo Blangiardo, il presidente dell'Istat. Ecco, le leggo perché appunto non voglio che ci siano equivoci. Nel marzo 2019 i decessi per malattie respiratorie sono stati 15.189 e l'anno prima erano stati 16.220. Incidentalmente si rileva che sono di più del corrispondente numero di decessi per il Covid-19 dichiarati nel marzo 2020, che sono 12.352. Io non voglio assolutamente dire che non c'è l'epidemia, sia chiaro, voglio solo dire che non è di proporzioni tali da giustificare delle misure così estreme. In Italia siamo arrivati a 25.000 vittime, sì, però, per ora. Sì, però quando ci sarà la statistica di aprile, queste cifre vanno messe in rapporto. Appunto, mi pare che nasca un po' il legittimo dubbio che, diffondendo il panico, isolando i cittadini, si sia voluto scaricare sui cittadini delle responsabilità dei governi nello smantellamento del sistema sanitario e soprattutto nel modo, negli errori che sono stati fatti in Lombardia, perché è lì che tutto è avvenuto, no? Sembra che tutto il paese... Beh, in Lombardia, per esempio, proprio rispetto al parametro che lei evocava, i dati statistici ci dicono che in alcune province i morti del 2019 erano un terzo dei morti, cioè sono triplicati i morti del 2020 rispetto a quelli del 2019. Noi stiamo un po' pagando quello che è venuto in Lombardia, ma che sono stati fatti degli errori gravissimi che sembra che si vogliano coprire per non affrontare il problema. Appunto, la mortalità però va vista, se alla fine dell'anno nel paese la mortalità fosse la stessa, allora perché si sono state prese delle misure così drastiche, così terribili? Ripeto, quello di fare che le morti siano bruciati senza funerale non si è mai dato nella storia, è una barbarie assoluta, pure gli italiani l'hanno accettato.
E questo la sorprende, non pensa che sia che davanti, diciamo, all'immagine quasi apocalittica della pestilenza, dell'epidemia, in fondo nel nostro DNA c'è questa paura dell'invisibile che ci uccide senza vederlo, poi insomma i cittadini, gli italiani, le persone si aggrappano a qualsiasi autorità che gli assicuri o che li illuda, forse in qualche caso, appunto, di poterli salvare. Esattamente come le dice, ma perché si è voluta creare proprio, diffondere il panico di questa pestilenza, di cui i dati poi ancora, appunto, ripeto, non sono chiari se veramente sono tali da giustificare questa cosa. Comunque l'inumanità non si giustifica. Forse vale un principio di precauzione, forse se non avessimo diffuso, diciamo, questo panico, questo allarme, forse sarebbe andato anche molto peggio. Sì, però lei ritiene che per un rischio si devono fare atti contrari all'etica? Io non lo so, io non lo ritengo. Io ritengo che non basta l'idea di un rischio. Non c'è quello, lei lo ha studiato, no? L'idea di stato di necessità. Noi oggi viviamo in uno stato di necessità in cui alcune norme vengono sospese. Guardi, quello che io ho studiato è che la dichiarazione di stati di eccezione è sempre il modo in cui le democrazie sono scivolate nel totalitarismo. È avvenuto così in Germania durante il nazismo, in cui lo stato di eccezione ha permesso l'avvento del nazismo, e sta avvenendo. Noi sono ormai decenni che viviamo in una situazione di perenne emergenza. Non è vero che solo ora si crea l'emergenza, c'è stata l'emergenza economica, l'emergenza del terrorismo, no, ci si vuole far vivere in uno stato di perpetua crisi e di perpetuo stato di eccezione. Questo ha delle... Perché in realtà ci dicono che lo stato di eccezione ha una sua durata da cui si può riavvolgere il film e tornare indietro. Non credo che si torni indietro. Guardi, adesso non fanno che dire che no, che per esempio anche dopo il 4 maggio tutte le misure di distanziamento sociale saranno mantenute. Ma che cosa significa una società fondata sul distanziamento sociale? Ma non è più una società, sono veramente, non so perché la gente non rifletta, che significa una società in cui l'altro è tenuto a distanza, magari coperto da una mascherina, in cui non ci si può incontrare in più di due persone? Ma che società è? È una società sicuramente priva di ogni vita politica, ma comunque anche priva di rapporti umani degni di essere vissuti. Ma che significa? Che la gente non si bacerà più, non si faranno più figli? Ma che significa? Io non so come la gente non si interroga. Se è una cosa che dura un mese va bene, ma qui no, si dice che questa cosa sarà stabile. Io credo che significa semplicemente che sta finendo un'epoca, e noi non mi sembra che ce ne accorgiamo. Le democrazie borghesi fondate sui diritti umani, sulla separazione dei poteri, sono finite, saranno sostituite da una nuova forma che non si capisce ancora bene quale sarà, una forma di dispotismo che si sta vedendo che forma prenderà, ma una società come quella di cui ci si parla non potrà essere una società veramente... Però, professore, mi scusi, lei parla di dispotismo, di stato distopico, di autoritarismo, però io ho l'impressione che se qualcosa si può dire del governo italiano bisognerebbe dire l'opposto, che non è capace di decidere, che qualsiasi scelta prende viene messa in discussione da tutti, dai governatori, dai sindaci, che non c'è norma che poi non si sia costretti a cambiare perché c'è qualcuno che la contesta, che non si fa altro che rinviare qualsiasi decisione, anche quella ritenuta più urgente. Mi sembra il contrario del dispotismo. No, ma il dispotismo, diciamo, non è misurabile così sul piano. Di fatto noi, per esempio, stiamo vivendo in una società, in questo momento, in una forma di controllo poliziesco inaudita, o no? È che addirittura arrivano i carabinieri e interrompono una messa, che questo non si era mai dato nella storia, non è avvenuta mai nella storia. Come fa a dire che non c'è una situazione di controllo poliziesco? Che poi il governo sia inetto, che noi siamo governati da persone che, come lei dice giustamente, prendono una decisione e poi la cambiano e poi viene smentita da un altro. Questo no, però se lei guarda come stanno funzionando le istituzioni, ma insomma poi nessuno, per esempio, con la legislazione, per esempio, che è stata introdotta contro il terrorismo, io che sono anche un giurista, come forse lei non so se sa, dunque la legislazione vigente in Italia attualmente è molto più restrittiva di quella vigente sotto il fascismo, ma la gente non lo sa, non lo crede. Non lo crede. Le leggi che sono state adottate per il terrorismo, necessario o no che fossero, di fatto però noi viviamo in questa situazione.
Quindi è diverso il fatto che noi non abbiamo un governo autoritario nel senso che non sa governare, questo è vero, però le istituzioni sono completamente cambiate, no? Noi viviamo, se viene introdotto il controllo tramite i telefonini di tutti i cittadini, ma scusi, ma questo anche si è mai data una cosa, prima si diceva per scherzo, e tramite i telefonini saremo controllati, adesso si sta dicendo che tramite i telefonini tutti i cittadini saranno controllati nei loro movimenti, ma questa è una cosa inaccettabile. Io per fortuna non ho il cellulare, ma mi rifiuterò di accettare una simile norma, ma come si può accettare? Mi sembrava tra l'altro interessante la riflessione che lei faceva su, cioè che a tutto questo si è arrivati perché ci siamo abituati a separare l'idea di vita da una parte nella sua pura, diciamo, dimensione biologica, separata da quella invece culturale, di relazione, emotiva, affettiva, e quindi concentrando tutto il punto focale sulla vita biologica siamo, e sì, alla fine si può tendiamo ad essere alla fine della di una vita vivibile, no? L'esperienza nostra è che le cose sono certo importantissime, ma non sono separabili, non bisogna separare la propria vita biologica corporea dalla nostra, dal resto della nostra vita, è tutt'uno, cioè bisogna proteggere, ma non si può abolire l'una in nome dell'altra, sarebbe mostruoso, no? Così come cioè abbiamo la nuda vita, no? Sì, sarebbe così, sarebbe altrettanto mostruoso abolire la vita biologica in nome di principi culturali, ma è altrettanto mostruoso abolire la vita sociale delle persone in nome di principi biologici. E lì è poi i medici, che non bisogna far prendere decisioni politiche ai medici. I medici agiscono in buona fede, hanno le loro ragioni, però non hanno scrupoli morali o politici, perseguono il loro fine, questo lo sappiamo bene dalla storia, no? Lei sa bene che medici illustri durante il nazismo hanno fatto esperimenti letali nei campi di concentramento per far progredire la scienza, non perché erano dei mostri, per far progredire la scienza. Questo comunque, o quantomeno erano convinti di farlo per sì, quello. Lo facevano beh, sicuramente in buona fede, erano gente, non è vero che erano criminali, erano medici illustri. Quindi questo significa solo che decisioni politiche non devono fatte essere prese dai medici e dai virologi, è assurdo. E poi tra l'altro proprio in questo caso in cui nessuno sa bene che cos'è il virus, ci sono, in Italia si nasconde un po' che c'è un'enorme discordanza tra le opinioni, ci sono dei virologi che dicono una cosa, altri questo che però nella male. Scienza è normale, no? La scienza normale. Va un po' a tentoni, poi segue... Ho capito, segue la scienza è giusto, ma non può dettare le norme di vita alle persone, non è possibile, non possiamo lasciare prendere delle decisioni di come deve vivere una società, di come si deve strutturare una società, lo decidono i medici, ma sarebbe assurdo. E come lei alla fine non crede che le cose a cui siamo stati indotti o costretti a rinunciare poi ci torneranno, ci verranno restituite quando la crisi sarà passata? Ma non sono io, sono i discorsi che si sentono, non solo in Italia, scusi, non sono io che lo dico. Adesso vedremo cosa succede il 4 maggio, ma ci è stato già detto che ci saranno molte restrizioni, che per esempio il distanziamento sociale continuerà. Diciamo l'allentamento delle restrizioni sarà graduale, ma alla fine ci sarà un punto X nel tempo in cui tutte le restrizioni che abbiamo messo in campo svaniranno. Io spero magari, che questo sia vero. Se è vero, però veramente io sento anche altri discorsi, nel senso che l'anno prossimo il virus si riattiverà e quindi dobbiamo ricominciare di nuovo con una fase 1. Io sento anche, non certo me l'invento lì. E soprattutto poi ci sono certi paesi, come lei sa, che hanno approfittato addirittura per abolire il Parlamento, no? Noi viviamo, ci sono due, in Ungheria è successo questo, in Israele che pure è successo questo, cioè i parlamenti sono stati chiusi. Ma io credo che questo fenomeno coinciderà con un cambiamento e poi se poi mi sbaglio sono stato un profeta troppo negativo, sarò il primo a dirlo, però ci sono molti segni che fanno pensare che no, che non sarà così temporaneo. Cioè che il mondo dopo il virus non sarà come quello che abbiamo lasciato. E non è del resto solo in Italia che si dice, lo si dice da molte parti, insomma, no? È un discorso che si sente fare da uomini politici, da scienziati, non sono io che lo faccio. E come sarà questa forma, se è una forma accettabile politicamente e umanamente o no, si vedrà. Però molti, certo, se fosse come si prospetta una società fondata sul distanziamento sociale è una contraddizione in termini. Professore, la devo lasciare, io intanto la ringrazio davvero molto di essere